La gestione operativa rappresenta la parte principale del programma. È all'interno di questa sezione, infatti, che si attuano le pianificazioni e le registrazioni. All'interno degli incarichi possiamo indicare intanto per ogni soggetto gli incarichi di cui esso si occupa. Nella comunicazione e consultazione, oltre a poter pianificare riunioni e consultazioni, possiamo gestire le comunicazioni in entrata e in uscita. Inseriamo una comunicazione in entrata, indicandone i vari dettagli. Risulta utile avere già delle voci inserite in archivio, perché ciò ci consente di procedere in modo rapido nell'inserimento delle informazioni. Importiamo quindi l'incaricato alla gestione, selezioniamo il tipo di comunicazione, la modalità con cui essa è stata trasmessa e da parte di chi è arrivata. Quindi completiamo i dati della maschera riportando il contenuto di tale comunicazione e l'eventuale azione successiva da intraprendere. Per la comunicazione inserita è possibile stampare il modulo di comunicazione. Andiamo adesso a pianificare una formazione. In particolare, pianifichiamo un corso di formazione per lavoratori e indichiamo nell'organizzatore del corso i dati del corso, la data presunta e con quale periodicità va seguito. Quindi indichiamo chi deve seguire il corso e i docenti che lo terranno. Associamo pure le attrezzature e i DP. In fase di salvataggio, il programma richiede le informazioni per l'inserimento della voce nello scadenzario, indicare la data d'inizio e fine e quanto tempo prima far comparire il promemoria di avviso. L'avviso può essere contestualmente inviato tramite mail, quindi indicare l'indirizzo o gli indirizzi mail a cui deve essere pervenuto. Perché l'invio di tale email possa avvenire in modo corretto, è fondamentale avere preventivamente configurato nell'opzione del programma la posta elettronica. Una volta che il corso è stato tenuto, bisogna andarlo a registrare. Quindi, dopo essersi spostati in registrazione, effettuare l'inserimento della voce precedentemente pianificata per andarla a completare con le informazioni aggiuntive, ovvero il luogo in cui si è svolto il corso, il formatore, eccetera. E nel caso siano state eseguite delle verifiche, riportarne le modalità e l'esito. In fase di salvataggio, compilare i dati per l'inserimento in agenda. Tra i documenti che possiamo generare, che possono variare in funzione della normativa scelta, creiamo ad esempio il verbale di formazione. Il documento verrà visualizzato in anteprima di stampa e da qui sarà possibile anche procedere ad un'esportazione del file in Word o in PDF. Chiudiamo l'anteprima di stampa per ritornare alla schermata precedente. Nello scadenzario troviamo la pianificazione eseguita e quella pianificata alla data, calcolata in funzione della periodicità con cui tale corso deve essere seguito. Nella sorveglianza sanitaria pianifichiamo una visita medica, ma potremmo anche pianificare un accertamento, un sopralluogo o un adempimento del medico competente. Indichiamo quindi il tipo di visita, il giorno in cui è prevista e ogni quanto tempo va ripetuta.
importiamo l'elenco degli accertamenti adottati dal medico competente, scegliendo un protocollo sanitario tra quelli presenti in archivio. Associamo poi il lavoratore o i lavoratori che dovranno essere sottoposti alla visita medica. Infine, definiamo il promemoria da inserire nello scadenzario relativo a questa visita. Non appena la visita medica viene effettuata, bisogna andarla a registrare, indicandone l'esito e la data, e nel caso in cui l'esito fosse risultato idoneo con prescrizione, riportare le prescrizioni nel riquadro sottostante. Successivamente, possiamo stampare il verbale della visita medica effettuata. Nello scadenzario sono riportate poi tutte le visite mediche eseguite e quelle pianificate. Pianifichiamo adesso la manutenzione di un macchinario all'interno della sezione relativa. Inseriamo quindi il tipo di manutenzione da effettuare. Indichiamo i responsabili di tale manutenzione, su quale attrezzatura, macchinario o impianto va effettuata, l'esecutore e quant'altro sia necessario specificare. Se tale manutenzione deve essere effettuata con una certa periodicità, indicarne la frequenza. Riportare in elenco anche i DP impiegati durante l'operazione di manutenzione del macchinario. In fase di pianificazione di una manutenzione potrebbe essere necessario poi consegnare ad esempio un documento che riporti il programma di manutenzione. Analogamente a quanto visto per la formazione, registriamo la manutenzione avvenuta al macchinario ed integriamo alle informazioni ulteriori dettagli come eventuali parti sostituite, l'esito della manutenzione, quante ore è stato fermo il macchinario ed i costi che ciò ha comportato. Lo scadenzario riporta poi le pianificazioni eseguite e da eseguire. Nell'inventario troviamo invece l'elenco delle attrezzature inserite nell'archivio aziendale e per ogni attrezzatura le manutenzioni effettuate. Passiamo adesso alla consegna di DP. Utilizziamo la funzione di inserimento multiplo in modo da poter assegnare in modo rapido più DP ad uno stesso lavoratore. Quindi, dopo aver inserito il lavoratore, richiamiamo singolarmente i DP dall'archivio. Per ogni DP possiamo indicarne la quantità consegnata al lavoratore e se per l'uso di esso è richiesta formazione e o addestramento. Stampiamo poi il modulo che riporta l'elenco di tutti i DP consegnati ad un lavoratore. L'inventario riporta l'elenco dei DP aziendali e per ogni DP è riportato sotto l'elenco dei lavoratori a cui essi sono stati consegnati. Nelle emergenze possiamo effettuare due diverse pianificazioni. Sia quelle relative alle esercitazioni che quelle relative alla manutenzione dei presidi sanitari ed antincendio. L'esercitazione di emergenza può essere poi di tipo antincendio, per simulazione terremoto, primo soccorso o rapina. Pianifichiamo ad esempio una prova di evacuazione. Nel caso di incendio, indichiamone la data e l'ora di inizio e fine presunte e se va svolta sistematicamente, la periodicità.
quindi inseriamo le figure che dovranno effettuare la prova di evocazione. Inseriamo infine nello scadenzario il promemoria dell'esercitazione. Passiamo poi a pianificare il controllo di un presidio sanitario. È possibile pianificare non solo un controllo, ma anche la sorveglianza, la revisione o la manutenzione, e sia di un'attrezzatura che di un presidio sanitario. Una volta indicato il controllo da pianificare, completiamo i dati della maschera inserendo l'esecutore, la data presunta e con quale periodicità va svolto tale controllo. Quindi definiamo i dati per l'inserimento in agenda. All'interno degli appalti possiamo inserire intanto la verifica dei requisiti, specificando innanzitutto se si tratta di cantieri temporanei mobili, di lavori interni all'azienda, di lavori in ambienti confinati o se sono lavori con rischi specifici. Quindi, indicata l'impresa o il lavoratore autonomo, indicare i documenti prodotti con la relativa scadenza. Passiamo adesso a gestire un appalto. Indichiamo il tipo di appalto, l'oggetto dell'appalto e i vari dettagli, tra cui la data di inizio e fine, lo stato dell'appalto se attivo, terminato, se bloccato, se in attesa, il soggetto responsabile della sicurezza, i dati dell'impresa esecutrice tra quelle per le quali è stata già effettuata la verifica dei requisiti, la lista degli adempimenti da presentare, eccetera. Nella sezione relativa ai lavoratori troviamo l'elenco dei lavoratori presenti in azienda e per ognuno di essi possiamo visualizzare, oltre dati generali personali, diversi dati ad essi associati. Ad esempio, in un lavoratore possiamo trovare i DP ad esso consegnati e i corsi di formazione che ha svolto. La maschera rappresenta dunque una sorta di riepilogo dei dati del lavoratore. Essa riporta pure, per esempio, le visite mediche effettuate e pianificate. Infine, nell'ultimo nodo, troviamo l'elenco dei documenti che sono stati man mano creati. Premendo sul tasto Apri, possiamo visualizzarne il contenuto.